Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio in Serie B, il Pescara lavora in vista della trasferta di domenica prossima a Verona contro il Chievo. Intanto il neoacquisto biancazzurro, il centrocampista Nicole Rigoni, si presenta al microfono il nostro Enrico Giancarli in diretta dal centro sportivo Vestina. Buongiorno Enrico, buon pomeriggio. Sì, ciao Fabio, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto al TG8. Noi siamo al centro Vestina dove è terminato da poco l'allenamento del Pescara ed è stata anche l'occasione per conoscere da vicino il nuovo arrivato Nicola Rigoni, che farà già il suo debutto domenica alle ore 15 al Bentegodi contro il Chievo Verona, che per tanti anni è stata la sua squadra nel massimo campionato. Idee molto chiare, quella di Nicola Rigoni, a cominciare dalla posizione in campo. In un eventuale centrocampo a tre, a lui piacerebbe giocare davanti la difesa, o meglio è il ruolo che ha ricoperto di frequente in quest'ultimo periodo. Ascoltiamolo Nicola Rigoni. Mi aspetto che la squadra si tiri fuori da questo momento difficile, risalga la classifica e spero di dare il mio contributo. Tu hai fatto la Serie A vera per tanti anni, tra l'altro con la maglia del Chievo, prossimo avversario del Pescara. Dall'alto della tua esperienza che gruppo hai trovato? Ma a parte che ho fatto i primi approcci stamattina, la prima seduta d'allenamento, ma mi sembra già che lo spogliatoio è unito, che in momenti difficili così non è così scontato. E niente, ci sono tutte le potenzialità per uscirne. Domenica ci sarà una partita difficile contro una squadra che sta facendo bene quest'anno, una squadra solida, e cercheremo di prepararci al meglio questa settimana. Le caratteristiche di Rigoni, ti trovi meglio nel centrocampo a 2, centrocampo a 3, e nel centrocampo a 3 qual è il tuo ruolo preferito? Ma nella mia carriera ho ricoperto quasi tutti i ruoli, negli ultimi anni ho quasi sempre giocato più da un centrocampo a 3 davanti alla difesa, ma come ho già ripetuto posso anche farla a mezz'ala. Mi ha dato qualsiasi decisione che aspetta il mister. Sei pronto già per giocare o ti manca un po' il ritmo? Ma fisicamente sto bene, vengo da 4 mesi in cui ero fuori praticamente dai piani del Monza. Tante volte ho fatto più allenamenti da solo che con la squadra, però vediamo questa settimana, ma penso di essere a disposizione. Hai già qualche consiglio da dare per il Chievo, visto che comunque l'ambiente lo conosci bene? Ma da quando sono andato via io, in 2 anni hanno rivoluzionato quasi tutta la squadra e anche a livello societario hanno cambiato, quindi sarà una partita ostica perché mantengono la propria identità di non mollare mai, e penso che dobbiamo prepararci il meglio soprattutto sul piano mentale questa partita. Queste dunque le parole di Nicola Rigoni. Fabio, dal centro Vestina è tutto, io ti restituisco la linea ricordando l'appuntamento di domenica, fischio d'inizio ore 15, stadio Bentegodi, Chievo Pescara. Studio.